una trovata pubblicitaria di cattivo gusto. Questo è il parere condiviso di quanti ieri mattina si sono fermati a osservare i quattro busti di polistirolo raffiguranti i boss della banda della Magliana, esposti di fronte al Palazzo della Civiltà del Lavoro, all'Eur. Superata l'indignazione iniziale per la celebrazione dei banditi protagonisti di una lunga serie di violenze, il mistero è stato svelato. Si tratta di un'operazione di guerriglia marketing, curata dalla società Spot e Film SRL per il lancio della serie TV, in onda dal 10 novembre su Sky Cinema 1, ispirata dal film Romanzo Criminale e tratta dall'omonimo libro di De Cataldo. In un primo momento si è pensato a uno scherzo che comunque ha attirato alcuni curiosi che si sono messi in posa vicino al dandy, il freddo, il libanese e il nero. Un piano pensato in ogni minimo dettaglio, con tanto di video su YouTube girato all'alba che immortala gli autori che, incappucciati, scendono da un furgone bianco e posizionano i busti al grido «Libanese uno di noi», riferendosi al soprannome di Franco Giuseppucci, uno dei boss della banda. La stessa scena a cui ha assistito Maria Grazia Ceccarelli, titolare del bar Eur Caffè Casini, che ha detto: «Non capisco il significato di questo gesto. Sono pur sempre dei personaggi negativi, dei criminali. Ci sono tanti altri modi per fare pubblicità». Così, dopo una serie di segnalazioni dai residenti alle forze dell'ordine e il commento del sindaco Gianni Alemanno, che l'ha definita anche lui un'iniziativa di cattivo gusto, le quattro statue sono state rimosse, nonostante l'autorizzazione concessa dall'Eur SPA. Ma il direttore della comunicazione, Fabio Grisanti, ha tenuto a specificare che la società ha solo autorizzato una richiesta di location temporanea a pagamento, sottolineano a Sky. Libanese uno di noi! Libanese uno di noi! Libanese uno di noi! Namo, 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 namo